sportello antiusura, sempre più giovani chiedono aiuto. Contrastare il racket e l'usura aiutando le persone che hanno il coraggio e la forza di denunciare i loro aguzzini. Questo è l'obiettivo dello sportello anti-usura della provincia di Roma, che nell'ultimo anno ha registrato un aumento dei contatti del 23%. Una richiesta d'aiuto che arriva nella maggior parte dei casi dagli uomini tra i 26 e i 45 anni, single, studenti o precari. In controtendenza le chiamate provenienti da Roma, che nel 2009 sono calate sensibilmente, mentre sono aumentate di circa un terzo quelle dei cittadini della provincia. Secondo l'ultima rilevazione dati, infatti, i clan storici sembrano avere più basi strategiche nelle aree dei castelli che nella capitale. L'identikit delle persone che chiamano il numero verde pare quindi cambiato. Se nel 2008 l'utente tipo era un uomo tra i 46 e i 65 anni, con una discreta cultura, di Roma, sposato con figli, oggi ad essere risucchiati nel vortice dell'usura sono soprattutto studenti fuori sede, divorziati e persone che hanno perso il posto di lavoro. Quando nasce un bambino, un DVD per le future mamme sorde. Una guida video molto particolare dedicata alle donne non udenti in dolce attesa. Il DVD Quando nasce un bambino, presentato a Palazzo Valentini, è un vero e proprio corso di preparazione alla gravidanza e al parto, esattamente come quelli che si tengono nei consultori, realizzato però nella lingua dei segni con tanto di audio e sottotitoli in italiano. Un progetto unico in Italia sostenuto dal presidente del Consiglio provinciale Giuseppina Maturani e dall'assessore alle politiche sociali Claudio Cecchini. Questo è un progetto al quale io e l'assessore Cecchini abbiamo creduto profondamente. Nel momento in cui la cooperativa Il Treno ci ha proposto questo progetto, lo abbiamo accolto con l'entusiasmo con cui è doveroso accogliere un progetto che consente a chi nella nostra società non è in grado, come dire, di fruire dei diritti che sono normalmente aperti a tutti. Il DVD oggi l'abbiamo presentato, ma domani lo spediamo a tutti i consultori, ai servizi sociali e sanitari del territorio, perché venga utilizzato in quelle strutture nell'ambito dei corsi di preparazione al parto che si fanno nei consultori. Coppa campioni di basket in carrozzina, spettacolo e aggregazione. Una tre giorni emozionante, fino all'ultimo canestro, che ha visto sul parquet capitolino del Santa Lucia le 8 squadre di basket in carrozzina più forti d'Europa contendersi la Coppa dei Campioni. Alla fine sul campo hanno vinto i tedeschi della Landil, ma il successo più grande è andato al pubblico, all'organizzazione e alla voglia di rendere protagonisti il sociale e l'aggregazione, come spiega il presidente della provincia, Nicola Zingaretti. È un torneo importantissimo dove c'è segnato da un forte agonismo e dentro un luogo magico di Roma e del mondo che è il Santa Lucia, perché pochi altri luoghi contengono al loro interno la scienza, la medicina, la passione, in questo caso l'agonismo, e quindi è davvero una giornata importante. Corso di formazione per i cittadini rom, come diventare mediatori culturali. Imparare a lavorare in gruppo e gestire le difficoltà che incontra chi è visto sempre con sospetto. Il corso di formazione rivolto a 15 cittadini rom dei campi di Via Candoni e di Castel Romano è servito anche a questo, all'integrazione attraverso l'acquisizione di conoscenze specifiche. La scommessa è della provincia di Roma, che ha finanziato il progetto Percorso di formazione e orientamento per l'inclusione sociolavorativa. 160 ore grazie alle quali i cittadini rom hanno potuto svolgere attività di mediazione culturale insieme a docenti specializzati. Abbiamo imparato come si procede. Abbiamo parlato tanto dei progetti, dei contratti di lavoro. Con questa occasione c'è una cortesia per tutto il popolo italiano di non giudicarmi sempre nello stesso modo, tutti uguali, che non siamo tutti così.
Per l'assessore al lavoro Massimiliano Smeriglio, investire nell'integrazione è l'unico modo di concepire la sicurezza per le nostre comunità. Consegniamo dei diplomi, apriamo con loro anche un percorso nuovo che riguarda le attività lavorative che vengono svolte nei campi. È un meccanismo importante di verifica dei diritti e dei doveri di chiunque, sia della comunità Rom che delle istituzioni che governano il territorio come la provincia di Roma.